Ok, perfetto, andiamo avanti. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Nascondiamo al nostro figlio che siamo degli dei. Dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino uccide la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ah, è l'unico che non sai. Viene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i re. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è Midgard, è Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che credeva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni. Non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero. Ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho granché da fare. Noi andiamo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Questa quindi non è la montagna più alta. Non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino mi si dedica personalmente, credimi. Non c'è fine alla sua credibilità. Ma che hai fatto per farti arrabbiare Odino con il dito? Giuro. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello. Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo, più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerai e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi? Vabbè, ma così. Speriamo che. Siamo family friendly, quindi non preoccupatevi. Non ci facciamo problemi qua. Abbiamo stato tagliato la testa a un tizio che voleva lui essere tagliato la testa, quindi. Tranquille. Che brutto qua. Stiamo andando nel regno dei giganti perduto da te. Sarà davvero molto. Sei cagato. Una nuova destinazione, porta la testa di Mimir alla strega. Ok, allora è brutto portare la testa dietro. Mi fa un po' schifo. Però qui c'è qua. Non lo so. Però dobbiamo farlo, che posso dirvi.
Questi qua si possono, cioè sono monoliti da leggere o no? No, non sono da leggere. Quella bella discesa proprio. Ecco, bel paesaggio montagnolo. Ecco qua. Fate lo screenshot. Guardatevi la montagna che non ci torneremo più qua probabilmente, perché andremo sull'altra Ehi, montagna. guarda qui. Guarda che cosa. Cosa guarda qui? Stai dicendo? Simbolo del disprezzo più uno. Ah, in questo forziere c'era una cosa così? È da vendere o ci serve? Non ho capito. Qua c'è buio un po'. Okay, più andiamo avanti, più ci portiamo roba dietro. Ok, Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Buon per te che Spero di lo aver sai. tornato dal Vaime e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Ok. Ah, qui c'è un forziere, ok, non dimentichiamo niente noi. Argento, sicuro. 1100 di argento, quindi siamo a 10.000, 100.000, sì. 100.000, abbiamo 37.000 esperienza. Non lo so, come funzionano queste cose. Mappa aggiornata, un luogo scoperto. Ah, c'è un passaggio mistico anche qua, così possiamo tornare indietro. Possiamo tornare indietro usando il portale mistico. Ci può riportare qua a questo punto qua, presumo. E no, il nostro obiettivo è arrivare qua. Alla tartaruga. Sì, dobbiamo tornare qua praticamente. Il viaggio. Dobbiamo andare alla strega perché deve rianimare la testa. Ok, qui non c'è niente. Dobbiamo usare questo. Adesso io non so se devo utilizzare il passaggio mistico oppure oppure andarci a piedi, cioè fare tutto il tragitto a piedi, tornare indietro senza usare nessun passaggio incredibile. Tornando a piedi, perché tanto quella roba che ci andrà indietro non la possiamo aprire. Quindi sarebbe inutile fare tutta la strada a piedi e perdere un sacco di registrazione. Quindi secondo me devo andare al negozio di blocco. Rimani sulla via. Vabbè, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio è Sidi, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odio, il fratello di Dio. E ora ci dà la caccia con i suoi Dove nemici. ci troviamo? Non ho capito Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Mia gente. Sì, la tua famiglia, prima di mamma e me, le tue origini, tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ah, abbiamo fatto il giro praticamente. Ci troviamo in una dimensione misteriosa. Qui c'è una cosa per fare una porta. Qui cosa c'è? Saltiamo. Davvero? No, non ti Pessima buttare. idea! Ma si butta? Ti avevo avvertito di non attenarti dal sentiero. Ma non pensavo si potesse morire così. Che stupidaggine! Cioè uno si può buttare lì e muore,
è il suicidio praticamente. Cioè, quando non hai più pazienza nel gioco, ti suicidi e sei a posto. Vabbè. Non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a giangillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che veniate a me. Non abbiamo fame. Meglio. Tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindhi. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Ok. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Simbolo di nani più uno. Ora che cazzo volete? Non bestemmiale perché non si va. Concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che è l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Ok, allora... Dov'è la bestia da sonno? Quale? Me la sono mangiata. Ho finito di digerirla da poco. Ma perché l'hai fatta? Ma no, l'hai mangiata, poverino. Non faceva più nulla. Ma era tuo amico. Sarà contenta allora che sono così ben venuto. Capo, ragazza, sei proprio un sentimentale, lo sai. Ma non ti preoccupare! Tornerò presto alla mia attività. Ok, che avete rotto? Potenziamento arma disponibile, potenziamento artiglio. Questo qua potremmo anche venderlo. Artiglio. Una cosa per il ragazzo! Potenziamento artiglio 4. Aumenta i danni delle frecce, sblocca nuove abilità dell'artiglio, acquistale ora. Secondo me dobbiamo farlo questo. Costa tanto ma l'abbiamo fatto e serve. Ah, possiamo portarlo anche al 5? Argento, questo è bello costoso, io aspetterei a fare questo. Portarlo al 5 è un problema. Il levetano invece serve la prima ghiacciata, quindi non possiamo portarlo al 5. Però l'abbiamo già portato fino al 4 ed è tanta roba, sinceramente. È abbastanza buono. E poi andiamo a vedere se c'è qualcosa da vendere. Vendi artefatti, incantesimi, pietra soluzione e risorse. Incantesimi ne vendiamo uno come al solito. No, vendiamo anche questo. Tutti quelli comuni li vendiamo. Ok, perfetto, sì, va bene così. Quelli rari ce li teniamo per adesso. L'ho speso per l'artiglio, quindi... Quindi va bene così, quindi va bene così. Allora, facciamo opzioni, fammi vedere abilità. Wow, si è sbloccato il livello 4. Necessaria abilità precedente. Fammi vedere. Ci potenziamo un pochino, Allora, le frecce shock aumentano lo stato di shock dei nemici. 250 costa l'esperienza, quindi io lo farei. Io lo farei questo qua. Ok, perfetto. Potenza dello shock è livello 1. Durata del shock è aumentata. Una catena di shock proprio. Una catena di shock.
Quindi buono, lo prendo. Ok. Poi le frecce di luce provocano esplosioni più estese. Fai vedere come provoca esplosioni. Ah, ok. 1500. Beh, direi di aspettare. Magari nelle prossime difficoltà starò lì più a comprare roba e a leggere meno messaggi, richieste, robe varie.